viene zitto, soprattutto dai visitatori che vengono dalla scuola. Quando entrano in questa casa sono piuttosto meravigliati ed esprimono il loro stupore. E l'insegnante, o più presto, ricordano che questi ambienti sono la casa del vescovo, sono l'episcopo. Io correggo subito e dico che questa non è la casa del vescovo, ma è la casa della comunità. Tutti si sentono di casa, quindi io sono molto contento quando vengo a visitare, anzi qualche giorno fa ero proprio in questa sala per ascoltare un'intervista da parte dei ragazzi che vengono dalla scuola elementare media. Ecco, mi piace ricordare questo fatto, perché questi beni non appartengono a una persona, semmai il vescovo ha l'impegno di curare, di ordinare le visite, di fare in modo che le persone si trovino bene. E io vorrei ricordare che stiamo concludendo, mi pare, i lavori. Timothy ha già detto della conclusione di questi lavori. L'ultima opera è la Pinacoteca. Io ricordo che sono 17 anni che vivo in mezzo ai lavori. Anzi, vorrei citare l'espressione di Papa Francesco. Parlando ai sacerdoti di Roma, disse queste parole: voi dovete sentire l'odore del gregge. Io devo ricordare che per 17 anni ho sentito l'odore del cantiere, ho sentito l'odore dei restauri, ho visto tante persone passare per me, per lavorare, per visitare, giovani, adulti, insomma. È stato l'episcopio in questi 17 anni un vero cantiere. Il percorso è noto. Si è incominciato dal museo, dall'archivio. Poi l'archivio l'ho inserito io perché stava per venire il Papa. Infatti quando il Papa venne a Vercelli, oltre alla beatificazione, ha fatto un po' di benedizione. Sì. Per cui anche la benedizione dell'archivio. Io mi sono stupito subito dalla ricchezza dell'archivio. Ero cominciato il lavoro del museo, ho detto inseriamo il lavoro dell'archivio perché almeno questo può essere finito prima della venuta del Papa. E così avvenne. Quindi direi che il percorso è stato museo, archivio, restauro dell'episcopio, della sala del trono, della cattedrale, e poi le stanze del Papa e infine la Pinacoteca. Ecco il percorso di questi anni, in cui io ho sentito l'odore del cantiere, l'odore dei restauri. E direi che questo cantiere conserva nella sua memoria degli eventi straordinari. Ecco, quando vengo qui e dagli estranei, io ricordo che nell'archivio di Vercelli c'è l'unica opera completa dell'Evangeliare prodotta da San Eusebio, l'unica opera pre-vulgata, perché noi sappiamo che il Papa ha incaricato San Girolamo a tradurre il Vangelo dal greco in latino, ma prima di Girolamo Eusebio a Crea, santuario di Crea, con i suoi collaboratori tradusse il Vangelo in latino, che abbiamo al completo. Sappiamo che verso la metà del terzo secolo, verso il 250, la gente non capiva più il greco. E qui allora la mentalità del pastore, Sant'Eusebio. Ecco, per me Sant'Eusebio non è un teologo, è un pastore, ha il genio del pastore, che ha intuito alcune esigenze. L'importanza della traduzione del Vangelo in latino, l'importanza dei preti annunciatori, evangelizzatori della campagna, l'importanza della comunità delle vergini, coranti. Quindi Eusebio, secondo me, non è conosciuto come pastore, è approssimativamente conosciuto come colui che ha scritto dalla Palestina la lettera ai vercellesi e anche ai novaresi, ma come pastore che ha fatto delle opere precise non è noto. Comunque noi ricordiamo, abbiamo nell'archivio questo evangeliario, quindi direi che basterebbe questo pezzo museale
per poter invitare gli europei a vedere la Via del Vercelli. Ricordo il Vercelli Book, un'altra opera di cui parlano gli esperti del mondo. Ricordo la Fienese del Papa Giulio II. Mi pare che a Vercelli sia stato un anno circa. E ricordo naturalmente altri eventi che saranno nella storia. Ricordo i due papi, il cardinale Ratzinger, che io ho accompagnato personalmente, di cui ho ascoltato anche un po' di discorsi e di osservazioni sulla sua visita a Vercelli. Vedete che tu mi non sono molto puntuale. Perché qualcuno deve aspettare al mattino a colazione. È venuto quindi Papa Ratzinger, Papa Wojtyla, che ho ascoltato anche in conversazioni molto private, che ha mirato Vercelli, ha visitato prima Sant'Andrea, arrivando, sì. E poi partendo ha visitato la cattedrale, rimanendo estasiato davanti al mirabile crocifisso che tutti conosciamo. Quindi questi due eventi, queste due visite passano alla storia.